Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo della Messa di oggi continua il tema dei giorni scorsi con le due ultime invettive di Gesù contro gli scribi. Questi, non contenti di imporre agli altri obblighi che essi non osservano, mantengono lo stesso atteggiamento di quelli che in tempi passati non ascoltarono i profeti e li uccisero, chiudendo l'entrata del regno a loro stessi e agli altri. Possessori della chiave del sapere religioso, gli scribi non riescono ad aprirsi la strada verso Dio e, quello che è peggio, chiudono la porta della salvezza agli umili e ai semplici che cercano, desiderosi e ben disposti, il regno di Dio. Perciò sbagliano come persone e come guide. Questa è l'accusa più grave che si possa fare a una persona responsabile degli altri, ma è quanto dimostra l'esperienza vissuta da Gesù, confermata dalla storia a lui posteriore. Nella sua saggia provvidenza, Dio mandò al popolo israelita profeti e apostoli, ma gli ebrei, seguendo la tradizione dei loro antenati, li perseguitarono ed alcuni li uccisero. Perciò afferma Gesù: a questa generazione sarà chiesto conto di tanto sangue innocente sparso, dal sangue innocente del giusto Abele fino a quello del profeta Zaccaria, che morì tra l'altare e il santuario. La tradizione dei profeti culminò in Gesù di Nazaret, perché in lui si adempivano tutte le profezie. Inoltre il libro degli Atti degli Apostoli mostra con evidenza che anche dopo aver eliminato Gesù, i responsabili del popolo ebreo cercarono inutilmente di soffocare anche la Chiesa nascente. La Bibbia numera 104 profeti, 49 dei quali conosciamo il nome. 17 di questi ci lasciarono il loro messaggio scritto nei libri profetici, tra i quali si distinguono quelli dei quattro profeti detti maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. La missione non fu facile per nessuno di loro. E la missione pesò duramente per il rifiuto che accoglieva, il più delle volte, il loro messaggio. Anche se pochi furono i profeti che morirono di morte violenta, tuttavia molti soffrirono la persecuzione, l'esilio e il carcere. Per questo Gesù dirà ai farisei e agli scribi
voi colmate la misura dei vostri padri, con riferimento alla sua morte violenta e a quella dei suoi inviati. A questa giustissima e severa requisitoria di Gesù, i farisei e i dottori della legge, invece di convertirsi e di riconoscere i loro falli, si misero d'accordo e assillarono Gesù con molte questioni tendenziose per cercare di coglierlo in fallo e avere l'occasione di condannarlo. In tal modo confermarono con i fatti la loro avversione al Redentore e si resero ancora una volta indegni della divina misericordia. È una pagina molto forte quella del Vangelo di oggi. Quel guai a voi di Gesù continua ad attraversare il tempo e pure le coscienze. Tra queste dobbiamo metterci anche le nostre. La parola di Gesù vuole svegliarci da quel torpore spirituale che non ci fa reagire contro il male e le sue nefaste conseguenze. Ogni generazione, e dunque anche alla nostra e a noi, sarà chiesto conto dei profeti di come li trattiamo. E ci sarà chiesto conto non solo dei grandi profeti del passato, ma di tutti, anche di quelli contemporanei. E chi sono i profeti dei nostri tempi? Sono i santi. Sono essi i veri profeti e testimoni di tutti i tempi. Dio ce li manda perché possiamo ascoltarli e cambiare la vita. E più si è in alto, come i dottori della legge ai tempi di Gesù e oggi chi ha autorità, più aumenta la responsabilità. Ieri come oggi, i profeti sono scomodi, ci scomodano dalle nostre abitudini, ci invitano a metterci in discussione. Gesù, il profeta per eccellenza, ha scomodato tutti e speriamo che scomodi anche noi. L'atteggiamento ostile dei farisei e dei dottori della legge deve indurci a riflettere sul nostro comportamento. Chiediamoci se li accettiamo i profeti come inviati di Dio e se accettiamo la loro dottrina, i loro mirabili esempi di virtù, oppure accecati dall'orgoglio, anche noi li critichiamo, li disprezziamo e volentieri li mettiamo da parte. Un'ultima riflessione. Ogni seguace di Cristo è chiamato non solo ad accogliere i profeti dei nostri tempi e a seguirne gli esempi, ma anche a essere anche lui un profeta, cioè un testimone di Gesù nel mondo. Davanti alle leggi infamanti dell'odierna società e al dilagare delle forme più aberranti di peccato, il cristiano deve ergersi come un muro di bronzo e denunciare con coraggio gli errori. Non deve meravigliarsi se non è accolto e trova opposizione perfino tra amici, colleghi e parenti. È la stessa situazione in cui viene a trovarsi Gesù, anche se la tattica del rifiuto è diversa. Oggi si preferisce combattere i cristiani con la tattica demolitrice della critica spietata, della calunnia infamante e dell'isolamento. Per questo la missione del cristiano nel mondo d'oggi, potremmo dire, è più difficile. Imitiamo l'esempio luminoso dei santi, e convidando nella forza di Dio, portiamo avanti anche noi con coraggio e fedeltà la nostra missione, perché il mondo creda e accolga Gesù come Messia e Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo.